Bentornati ad una nuova puntata del programma 2-4 ruote passione motori. Oggi cambiamo disciplina, parliamo di enduro estremo. Siamo qua con Andrea Crisafulli, benvenuto, e Vanni Crisafulli, ormai lo conoscete, presidente del Motoclub Valli del Canavese. Andrea, tu hai partecipato anche lo scorso anno ad una tappa della Coppa del Mondo, e se ci vuoi raccontare quali sono stati i tuoi risultati, qual è la tua passione verso questa disciplina che non è molto conosciuta. Ciao a tutti, sì, l'altro anno ho partecipato a una gara di mondiale del campionato US e niente, ho finito quarto nella categoria bronze, una categoria di amatori. La gara mi è piaciuta, è stato un percorso abbastanza tecnico e ambivo a finirla, sinceramente non pensavo andasse così bene e niente, quest'anno penso di provarci, se tutto va bene vediamo cosa succede, se miglioriamo. Tu prendi parte anche al campionato italiano di enduro estremo? Sì, io già l'altro anno ho corso tutto il campionato italiano nella categoria Silver Class, ero ancora junior e ho lottato per il podio fino all'ultima gara, non ce l'ho fatta, il mio avversario è stato più forte di me e ho finito quarto in campionato. Vabbè, un buon risultato comunque. Sì, discreto, puntavo al podio purtroppo. Ci riproverai quest'anno. Ci riproverò. E quest'anno corro di nuovo in Silver, però quel diventato un po' più vecchietto e sono nella Silver Over. Abbiamo fatto neanche un mese fa la prima tappa giù a Genova, la Wildwood Extreme, e ero messo abbastanza bene nei primi 10 dell'assoluta. Poi un errore mio, sono scivolato, ho forato il tubo del radiatore, non me ne sono accorto subito e ho perso tutta l'acqua, ho dovuto arrangiarmi un po' la meglio e ho messo i sali minerali al posto del liquido di raffreddamento. E poi mio papà, grazie a mio papà, sono riuscito a finirla perché mi rabboccavo ogni tanto il radiatore. Alla fine ho finito 12esimo di categoria, 14esimo assoluto. Queste gare di enduro estremo, lo dice già la parola, estremo, sono parecchio difficili. Come si svolge una di queste, una gara tipo? Beh, allora, quest'anno è cambiata un po' la formula. L'altro anno c'era un prologo che si faceva il sabato, ovvero un percorso più corto, avevi mezz'ora di tempo, mezz'ora, un'ora in base alle gare, e il minor tempo che ci mettevi a concludere il percorso stabiliva poi l'ordine di partenza della domenica. Quest'anno invece è diverso. Come prima gara hanno preso i risultati della scorsa stagione e ci hanno fatto partire in ordine di partenza. E adesso prenderanno poi i risultati di questa gara di dicembre. E quest'anno dura 2 ore e mezza, un po' più dell'altro anno, erano 2 ore. E niente, c'è un percorso più tecnico che l'enduro normale, in base alle categorie, c'è bronze, silver, gold all'italiano, e da ripetere più volte in queste 2 ore e mezza. Ci sono passaggi o più tecnici e meno tecnici in base alle gare. Essendo che comunque una disciplina come trial, ma anche l'enduro abbastanza anche a livello di preparazione atletica abbastanza tosto, voi atleti fate anche una preparazione in palestra o esclusivamente una preparazione a livello con la moto? No, già l'altro anno me allenavo un po', me allenavo a casa e c'è stato qualche miglioramento, ma non troppo. Infatti quest'anno mi sono iscritto anche in palestra, sono andato in palestra per spiegare un po', perché comunque sono tanto fisico, a volte ti tocca alzare un po' di peso più volte e quindi ci va forza e resistenza allo stesso tempo, perché 2 ore e mezza comunque in moto ti affatica abbastanza, certo. In base all'allenamento che uno ha regge più o meno bene la gara. Siete tanti nella tua categoria?
dipende da gara a gara. Questa alla Wildwood Extreme, che è una delle più conosciute, eravamo una settantina o puntina quasi, dalle scarse. E alle altre un po' meno, 50-60, dipende da gara a gara. Vanni, tuo nipote ti dà soddisfazioni? Assolutamente, assolutamente sì. Come anche gli altri piloti, gli altri piloti del motoclub, Kiko Trial, poi mio nipote, comunque va veramente forte. La parità di età è sì, molto giovane. Assolutamente, ma anche quando eravamo io e mio fratello, la pari di età ce le passa per benino proprio. Ci fa ben sperare. Sì, assolutamente. Ha ampi margini di miglioramento. C'è anche sull'enduro c'è anche Michele, che saluto, che anche lui ha un fisico da gladiatore, come diceva Andrea. Il fisico lo aiuta tantissimo, è una classe comunque non indifferente. Anche Michele si è perfezionato, Andrea arriva dal trial, Michele si è perfezionato col trial proprio nell'estremo. La parte col trial, niente, è iniziato il campionato italiano dove i ragazzi del Valli hanno tenuto alto i colori del motoclub. Ieri c'era una gara di regionale a Monte Crestese e diciamo che le condizioni meteo non sono state delle più ottime. Ha vinto in TR2 Alessandro Lucifora e gli altri comunque sono piazzati bene, nonostante proprio una di quelle gare spessa, pesantissima. Vediamo adesso i prossimi appuntamenti, come andranno. Ecco, Enzo Rolli ancora l'altra volta a Crevacuore, una gara di Master Beta, anche lui era sul podio. Oltre non dimentico il piazzamento, ma sì, mi ricordo che era sul podio. No, diciamo che i ragazzi, anche veterani, mantengono alti i colori del trial, del motocross. E nuove leve? Nuove leve, purtroppo si fa un po' di promozione anche con quelle giornate in piazza, ma è un periodo abbastanza difficoltoso, almeno qui nel Canavese, però confrontandomi anche con altri motoclub, nuove leve si sta facendo fatica. Vuoi anche il periodo che non è proprio dei più favorevoli, e comunque fermo restando che il trial è ancora uno sport accessibile. Però non ti nascondo che ci sono parecchie difficoltà, ma non solo a livello canavesano, e anche fuori dai nostri confini. Speriamo. Il problema che è dato dal fattore economico, il problema che manca proprio i ragazzini interessati delle due ruote. Ma guarda, deve essere, allora io parlo di trial, deve essere anche il genitore che deve essere appassionato, perché sennò non è come, con tutto rispetto per calcio, comunque basket, pallavolo, che comunque sono in palestra e sai che sono in palestra. In moto un attimo sei qua e un attimo sei via. Per un genitore che ha piacere comunque di avere sotto controllo, comunque certo, è difficoltoso. Va bene che abbiamo delle aree regolari, aree regolamentate, aree dove autorizzate, come vi faccio l'esempio di Alpette va benissimo per queste cose qua. Comunque il genitore, il ragazzo si allena, si fa, gira, e il genitore lì che può tenere, diciamo che è una piccola palestra, una palestra all'aria aperta. Qualcuno ogni tanto, pochi, ma sempre parliamo di bimbe, va giù nell'area attrezzata, l'area sportiva già di Pornier, su quell'area artificiale dove muovono, sono i primi passi anche per loro. Andrea, tu che sei nato dal trial, sì, cosa preferisci? Qual è che ti dà quella disciplina che ti dà maggiore adrenalina, maggiore passione? Beh, l'enduro estremo, se no avrei continuato col trial. Sì, ho iniziato da bambino, mio papà fortunatamente mi ha messo su a pochi anni, avevo 5 anni e mezzo, e mi piaceva tanto da bambino. Ho fatto le prime garette così, poi ho mollato un po' verso i 13-14 anni e mi ero un po' stufato di gareggiare. E
E poi mi ha comprato un KTM 725 quando ho preso la patente del 125. E subito è iniziato un po' così per gioco, con gli amici andavamo a fare qualche giro, qualche salita. Poi ho iniziato a fare qualche garetta di enduro regionale, sì, perché mi piaceva, ho provato una gara d'estremo, appunto la Wild Extreme, 4 anni fa, e mi sono un po' appassionato di questa disciplina, che anche se fatichi di più, non so, a me dà più soddisfazione portare a termine una gara così certo. dura, piuttosto che una gara normale. E niente, il trial mi è servito tantissimo per questa disciplina qua, per l'enduro estremo, perché ci sono passaggi più tecnici dove secondo me un trialista su certi punti fa la differenza piuttosto che un crossista o un enduroista classico. E infatti appunto per questo ringrazio che il mio papà, mio zio anche mi hanno messo su da bambino e col trial, perché secondo me è la base di tutte le discipline motociclistiche. Sì. Come a livello tecnico, cioè, se tu guidi una moto da trial, sì, certo. riesci a guidare qualsiasi altra moto, e appunto questa disciplina qua ti trovi avvantaggiato. Difatti i migliori piloti al mondo arrivano quasi tutti da trial. Obiettivi per 2023? Finire nel migliore dei modi. Campionato italiano, mi piacerebbe finire almeno nei primi 10 dell'assoluta, che riesco anche a finire di meglio. E poi c'ho una tappa di mondiale, devo fare Red Bull a Bestone. Non so, vediamo cosa ci porta. Spero di finirla il migliore di mondo anche quest'anno. Certo, la differenza che c'è, ci può essere, io questo lo chiedo a te, a livello di testa, a livello psicologico, durante una gara di enduro rispetto a una gara magari di velocità, di pista, secondo te c'è un diverso, cioè il pilota ha un diverso approccio con la gara o pressoché la sensazione, il mood è lo stesso? No, guarda, di velocità io non l'ho mai provato. E quindi... Ma anche solo con una gara di trial. Ah, una gara di trial. Per una gara di trial devi essere tanto concentrato comunque in quella. Quando in quella fase di fai la zona. Infatti io sinceramente da bambino pativo un po' la gara, cioè mi emozionavo un po' e andavo tipo meglio in allenamento che poi in gara, perché puntavo i piedi, mi agitavo. Ci sta. Nell'enduro forse un po' diverso. Forse la partenza è un po' più di foga, poi riascendendo, magari anche crescendo io sono migliorato certo. caratterialmente da quel punto di vista. Però comunque secondo me la testa fa un buon 30% sicuramente della gara, di parecchio sport, perché sì. senza testa non vai da nessuna parte. Anche qui nell'enduro magari sbagli un passaggio, cadi, ti arrabbi, però cioè, testa fredda, riparti, cerchi di trovare un'alternativa, no? Senza arrabbiarti. Se poi ti arrabbi, sì. come capita a me, fai più errori, certo. perdi il ritmo, fai solo danni. Certo. Ed è importante perché, tipo, quest'anno avevo fatto con Michele anche una prova di europeo in Francia, sempre di enduro estremo, e una gara che ti mette una dura prova, secondo me, sia fisicamente ma anche psicologicamente e mentalmente, perché siamo partiti alle 10:30 circa e cioè io ho finito la gara alle 6, col freddo, buio, era gennaio, e quindi quel giorno nel bosco comunque da solo, passaggi brutti che a volte sì. stai, cioè ci sono poche persone, c'erano pochi tappi e ci va anche testa da stare sempre attento, farti prendere magari nel panico se cadi o sbagli. Certo. Secondo me la testa è molto importante. Yeah. Prossimi appuntamenti del Valle del Canavese? Allora c'è la gara del campionato italiano,
e vabbè, le gare di regionale a Master Veto, dove i ragazzi andranno. Mi dimentico un po' i passaggi dell'enduro, quando è la prossima gara? La prossima gara c'è giù a Teramo, adesso il 26-27 maggio. A maggio, sì. No, sì. Teramo, c'è il 26. Perfetto, io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti, in bocca al lupo per questa stagione. E noi, amici di Obiettivo News, vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Mi raccomando, non smettete di seguirci.